Ciao a tutti, ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, ben ritrovati nel nostro canale. Guardate, vi faccio vedere. Questo è il risultato romano. Un caldo questa mattina. Non lo so, penso che in tutta Italia ci sia stata più o meno la stessa temperatura. Guardate, cioè, siamo a luglio. Wow. Allora, ben ritrovate nel nostro canale. Nel nostro primo canale, è da poco rientrata a casa e la prima cosa che ho fatto, eccomi qua, è fare questo video, e finito questo ne farò un altro per il nostro secondo canale dedicato interamente alla cucina. Allora, questo, vedete attorno a me, mi ritrovo in cucina, vedete lo zucchero, la macchinetta del caffè che ho provveduto a prendere appena rientrata. E allora, in questo video avevo il piacere di, ed è un po', ne ho fatto solo uno, penso all'inizio dell'apertura del nostro canale per far vedere più o meno cosa facevamo, ecco, era da tanto tempo che non facevo un video del genere e quindi avrò modo di farvi vedere tutte le new entry che sono arrivate in questo periodo, sempre handmade, quindi realizzate con le nostre mani. E come molti di voi, almeno per le persone che ci seguono sia sui social, Facebook, Instagram e via dicendo, e chi ha il piacere insomma di seguire anche il nostro blog, tante sono le novità, stiamo lavorando parecchio dietro le quinte, se così possiamo dire. Abbiamo fatto anche un piccolo evento dove abbiamo mostrato le nostre cose, diciamo così, al pubblico. Ci siamo divertite tanto, c'è stato un bel riscontro, devo dire, veramente carino, 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 e ne stiamo organizzando altri. Ovviamente io parlo della città di Roma, della metropoli romana. Allora, detto questo, vi faccio vedere quali sono state le nostre ultime creazioni, ossia fatte da me e da Maria Teresa, e allora direi che possiamo cominciare e andiamo. Allora, eccoci qua, come potete vedere così come prima d'impatto, tante sono state le cose che sono state fatte in questo periodo, guardate. Ora ve le faccio vedere tutte quante ad una e anche delle novità molto 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 carine. Tra cui, e questo ho il piacere di farveli vedere subito, si pensa sempre magari agli adulti e quando si fanno queste cose, ma in questo caso abbiamo anche cominciato a pensare ai bambini. Infatti, guarda, le bambine, guardate infatti come, guarda che carine, guardate, sono state fatte da poco, tanto che è stato realizzato il bracciale, ancora deve essere ultimato con l'anellino e il fermaglietto per la chiusura. Guardate che carino, tutto realizzato con cuoricini verdi e rossi, e questo qui tutto di colore arancione, e poi a seconda della luce cambia colore. E anche questo qui, guardate quanto è carino, carini per le bambine che amano insomma mettere bracciali allegri e spiritosi. E questa è una. Dopodiché, altra cosa, vi farò vedere velocemente, creati oggi da Maria Teresa. Guardate questi orecchini particolari, direi, guardate, tutte realizzate in legno. Guardate che carine, da colori sgargianti, dato che ormai siamo nella stagione del freddo, penso che prima o poi arriverà il freddo, quindi noi cosa facciamo? Dedichiamo dei colori un po' più vivacetti per allegrare magari le giornate, spiritose, carine, leggerissime, le lobi delle orecchie non si sentono per niente. Al momento le abbiamo realizzate in questo colore verde bellissimo, e questo colore, anche se la luce falsa un po', non è arancione ma sono dei pezzettini rosa. Guardate quanto sono carini, sono pendenti, quindi per le amanti degli orecchini pendenti sono ottimi, direi. Per qualunque info ovviamente vi riporto sempre ai social e non solo. Io ho postato su Instagram e anche su Facebook una foto di un nostro bigliettino dove ci sono le nostre mail, un recapito telefonico, comunque ci potete scrivere tramite Instagram in direct e ovviamente sempre Facebook per qualunque tipo di informazione e quant'altro. Poi guardate, altra cosa che di recente sono state
fatte, realizzate. In questo caso, ecco, questo è il soggetto, di tante nostre, creazioni, accessori realizzati, ossia le capsule del caffè. Guardate un po', sono stati realizzati dei portachiavi carini, 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 spiritosi, allegri e che si trovano, cosa importante direi, non so se anche voi avete questa difficoltà, io voglio sempre un portachiavi che posso trovare subito in borsa per afferrare immediatamente le chiavi. Allora, guardate, sono state, allontaniamo il resto, sono state realizzate in diversi colori, guardate questo col verde, questo con l'azzurro, carine, guardate, per chi ama il verde, le amanti della rosa, che so che sono tante le amiche che amano il rosa, questo è un po' più spiritoso, un po' più frufru come portachiavi, altrimenti, a parte questi, andiamo sul classico, vedete, la capsula del caffè lavorata, in questo caso abbiamo messo un bel ciondolo a forma di quadrifoglio, che male non fa, un pizzico di fortuna nella vita. Oppure, vedete, la capsula del caffè, io le chiamo sempre cialde, ragazzi, cioè non mi viene proprio. La capsula del caffè con svariati ciondoli, questo con il delfino. Guardate questo quanto è carino, con la libellula. Guardate, carini, 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 tutto quanto realizzato con le capsule di caffè Nespresso. E andiamo, guardate, questa ve la devo fare vedere, la devo praticamente consegnare. Questa la tengo qui in modo che prende proprio insomma la forma. Anello realizzato con tecnica wire con filo metallico di alluminio, scusate, guardate. Questo è stato realizzato come anello da mignolo che andrà ad una nostra amica, cliente, amica. E guardate, ovviamente non è assolutamente della mia misura, è un amore. Con questo piccolo dettaglio in arancio, guardate, so che la videocamera magari può falsare un po' i colori, vediamo se metti a fuoco, dai, metti a fuoco, ecco qua, guardate quant'è carino, lo poggio qui per farvi vedere, tutto realizzato a mano. Per continuare con anelli e con tecnica wire e parlando sempre di filo d'alluminio, ecco qua i vari esempi che abbiamo realizzato solo con filo wire, scusate, con filo di alluminio con tecnica wire, oppure con vari dettagli, tra cui questo è molto simile, solo, anzi è uguale. Solo che anziché le pietruzze essere arancioni sono verdi e questo lo mettiamo da parte. Allora vi faccio vedere, guardate che carini, ve li faccio vedere insieme. Per chi ama i colori come me, un pizzico di colore nella vita non guasta mai. Guardate che carine, sempre con tecnica wire, filo d'alluminio, non è della mia misura. Ma un accessorio che fa la differenza, indossi questo, non hai bisogno d'altro, fa il look completo praticamente, guardate quanto è carino, tutto lavorato a mano con questi colori, oppure sempre un viola rosa, guardate quanto è carino, un amore, un amore, un amore, guardate, o diversamente, questo è un amore. Sarà che io amo, lo sapete ormai, questa è della mia misura, amo questi colori, guardate quanto è bello. Cioè, in mano fa veramente la sua figura. Come al solito, tutto lavorato con filo d'alluminio e con tecnica wire, con questo dettaglio di questi corallini meravigliosi, di questo colore turchese, fantastico. Ovviamente vi ricordo che tutto si può personalizzare, insomma, a seconda delle misure che si hanno. Guardate quanto è bello, 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 bello. Oppure abbiamo, oppure questo qui, base con filo d'alluminio e la base dell'anello, e realizzato con la capsula del caffè e questo dettaglio, guardate quanto è bello, questo dettaglio con il filo d'alluminio
con tutti i corallini, in questo caso verdi e bianchi. Credetemi, non è la mia misura, ma veramente un accessorio del genere in mano fa la differenza. E andiamo velocemente perché le cosine che vi voglio mostrare sono tante. Vi mostro questo e poi passo agli altri. Sempre base con filo d'alluminio e io adoro questi tipi di anelli, belli, grandi, che fanno veramente la differenza. Le amiche chiamano gli anelli che si devono vedere, come li chiamo io. È perfetto, guardate un po', magari le amiche che amano indossare gli anelli all'indice, come io ad esempio. Guardate, che belli, questi me ne sono fatto per me, ce l'ho da un po', lo metto spesso, ma al dito non si sente, è maneggevole, cioè è leggerissimo. E anche questo qui potrebbe essere il caso. A seguire... Guardate, questo è meraviglioso. Questo è stato uno dei primi anelli che io ho realizzato, sempre con filo d'alluminio nero in questo caso e con questi dettagli con perline argentate. È splendido, guardate che meraviglia, particolare. Sempre le amiche amanti di anelli particolari che si devono vedere e che è l'accessorio che fa la differenza. Guardate che bello, sono 2, 4, 6, 8. Sono 8 giri di filo che forma la base dell'anello. Guardate che meraviglia, un amore. E andiamo ancora, sono tante. Per questo veramente in tanti ci hanno detto che è meraviglioso. Realizzato con filo d'alluminio rosa e nero. Guardate che meraviglia, è un amore. Sempre con tecnica wire. E a seguire, guardate anche questo, tante. Questo poi è particolarissimo. Guardate un po', non è della mia misura, ma guardate. E per chi ci segue sui social, su Instagram, più o meno di queste cosine, non di tutto, avete visto le varie foto che abbiamo postato e una nostra amica che indossa i nostri accessori e abbiamo messo la foto con lei che indossava questo anello meraviglioso. Ripeto, sono quegli accessori che fanno assolutamente la differenza indossati. E questo qua, ops, mi scappa, bicolore in argento con il filo, dove vai? Con il filo d'alluminio se ne va, in argento più sottile e con questo piccolo dettaglio sopra, vedete? Sono, credetemi, sono una visti dal vivo ancora di più, perché magari c'è la videocamera che può falsare i colori, in effetti fuori è buio, non è la luce naturale ma è la luce insomma artificiale. E questo qua, un amore, non so se si vede nel dettaglio, lavorato con attorno il filo metallico sottilissimo per spezzare questo colore. Questo è della mia misura. Guardate che è bello, un amore, vabbè, per me sono tutti belli, io indosserei ogni giorno tutto. Allora, e questi sono gli anelli, spostiamo gli anelli e i portachiave. Vi volevo far vedere velocemente la nostra idea, anzi più che mia, di Maria Teresa, altro non dire totalmente di Maria Teresa, questi fantastici fermalibro per chi ama leggere. Guardate che carini, tutti realizzati con le capsule del caffè. In questo caso di vario colore, e sono di un bronzo, un verde e oro. Fermalibro fa la sua figura, direi. E poi a seconda dei gusti cambiano colore. Sono veramente, veramente carini e vanno veramente tanto, tanto, tanto. Detto questo, adesso arrivano delle chicche nuove, ce la farò. Magari la sistemo dopo. Ok, lo sistemo dopo. Vi volevo far vedere, spezziamo un attimo con gli accessori, ma questa meraviglia, porta foto, guardate che bello, alzo un attimo, guardate, particolare, ops, mi è caduto, non l'ho aperto bene, scusa, adesso sì, guardate, con questo piccolo dettaglio, semplice, semplice. È stato un successone, bello, 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 bello.
Questa è un'idea veramente carina, un'idea di regalo veramente, veramente carina adesso che si avvicina anche il Natale. Ok, detto questo, vi volevo mostrare, spostiamo, le collane che di recente sono nate e sono queste qua, sempre con le capsule del caffè realizzato, ovviamente cambiano di colore. Credetemi, indossate, non si sentono, sono leggerissime, dimenticate anche di averle. Guardate che io amo questo colore, guardate quanto è bello, questo turchese meraviglioso. E questo oggi pomeriggio, nuova nuova realizzata da Maria Teresa. Il principio è sempre di queste due qua, con una differenza, adesso le sposto, con questo piccolo dettaglio, ops, mi scappa, magari l'appoggio, come ciondolo. Aspettate che la sistemo. Ecco qua, ci siamo, direi. Guardate quanto è bella, un amore, bella bella. Questo ciondolo a forma di fiore. Bella, particolare, elegante. Va, oserei dire, con qualunque tipo di look, dallo sportivo a ma anche elegante, perché no? Un accessorio che può fare tranquillamente la differenza. Ma ultimo, ma non per importanza, anzi direi che è il nostro modello di punta, come direbbero i grandi grandi del settore, vi faccio vedere. Tra l'altro è di una nostra amica, quindi è andata via immediatamente nel momento in cui è stata realizzata. Arrivo, 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 arrivo. Ripeto, chi ci segue sui social l'avrà già vista, ma io ve la mostro adesso. Ta-da! Guardate un po' che meraviglia. L'abbinamento dei colori, il verde col bronzo, questo tutto capsule del caffè, anche la parte centrale c'è una piccola perla, perlina, e una sorta di piccola rosa al centro, verde bronzo, ma io vi invito a guardare la collana 6x6 con filo Alcantara e queste perline verdi meravigliose, tono su tono, guardate che meraviglia. Chi ci segue sui social avrà avuto modo di vederla sicuramente, l'abbiamo postata più volte perché è il nostro orgoglio. Credetemi, tanto lavoro dietro a questa collana, tanto smontata, rimontata, rifatta, fatta tutta da Maria Teresa. Guardate, è una meraviglia. Ebbene, ragazze, arrivo subito. Allora, rieccomi. Dunque, sempre dietro la mia cucina, tra poco si cena, che ore sono? Sono le 7 e adesso dobbiamo anche preparare la cena. Guardate che faccia, mamma mia, sconvolta. Dunque, queste sono le nostre ultime cose fatte. Ultime, ma nell'arco di un tempo abbastanza ampio per vari impegni, cose che stiamo preparando, organizzando. Spero che questo tipo di video sia di vostro gradimento, così almeno vi faccio conoscere in un unico colpo tutte le nuove cose che stiamo facendo. E seguiteci, vi invito sempre a seguirci, a seguirci, a seguirci, tante le novità piano piano in arrivo. E nulla, io vi ringrazio sempre di stare in nostra compagnia per chi già ci segue, per le nuove amiche ed amici che magari ci seguiranno e si uniranno a noi, iscrivetevi al nostro canale. Io vi mando un bacio, vi mando un abbraccio ovunque voi siete e alla prossima. Ciao, iscrivetevi. Ops, ops, queste mie dita che sono sempre invadenti. Ciao a tutti, ciao ciao.